interpretare da quello che posso dirvi. Allora, numero uno, sapete, il colore oggi ci aiuta poco. Normalmente il sangiovese e il nebbiolo sono abbastanza semplici se li mettiamo accanto a altri vitigni, perché sono più chiari, cioè è proprio una questione chimica. Non hanno alcuni tannini, hanno la malvidina, non hanno tannini acilati, insomma non vi dico la foscia in tibia, ma comunque proprio dal punto di vista di struttura, quando vi dicono che non si può riconoscere se solo 100% sangiovese, credeteci fino a un certo punto, perché in realtà si sa, si può abbastanza facilmente capire se è 100% sangiovese o no. Quindi se non altro, se l'intensità di colore, quella cambia. Ci sono zone, appunto la Maremma, che dà vini comunque più colorati, a volte anche Montalcino. Poi dipende dal legno, se il vino fa più o meno legno, più o meno concentrazione. Normalmente sangiovese può andare veramente da un colore chiaretto, se viene fatto a bassa concentrazione senza legno, a un colore quasi tipo merlot se viene fatto in barrique 18 mesi e molto concentrato. Quindi in realtà, però ecco, la trasparenza direi che quella è abbastanza classica, insomma è difficile trovare veramente un sangiovese da cui non ci si possa leggere dentro, ecco, questo sicuramente sì. Allora, primo vino, vedete il colore, è un rubino, ma c'ha già qualche... Il primo vino sarebbe l'uno, sì, numero uno. Quindi un colore abbastanza trasparente, rubino ma non giovanissimo, c'è qualche, diciamo, accenno di granato, o quantomeno, e il, però nel bicchiere insomma non c'è un'eccessiva pesantezza, è abbastanza, scorre piuttosto snello e diciamo... Quando poi l'annusiamo direi che il naso è abbastanza coerente, cioè un vino che ci siamo un po' a metà strada come percorso evolutivo, cioè c'è ancora una bella componente fruttata, l'amarena, anche la fragola, c'ha quasi il ribes rosso, c'ha sensazioni, la speziatura che comincia un po' a facciarsi, c'ha una vaga nota pepata, un po' le note, ecco, terziarie si cominciano a facciare, smalto, lacca e cose del genere sono appena accennate. E c'ha una nota però insomma bella elegante di un vino sicuramente di una certa importanza, di non può essere giovanissimo, ovviamente magari non è forse il più vecchio di quelli qua dentro, ma sicuramente ha già iniziato il suo cammino evolutivo. Non è un'annata esattamente calda, insomma i profumi non sono cotti, sono molto fini, e questo per quanto riguarda il naso e l'occhio. Andiamo a assaggiarlo. Ecco, in bocca sicuramente al bocca sembra meno giovane che al naso, però si sente che è un vino importante, si vede il tannino, la struttura notevole, soprattutto una struttura che ancora deve affinarsi, il tannino bello, bello estratto, bello maturo, ma che deve ancora un pochino affinarsi e che avrà tempo, perché insomma l'acidità, la freschezza, un vino dal passo sicuramente lungo, che diciamo se uno conosce la zona probabilmente non è così difficile riconoscerlo, però sicuramente un inizio diciamo abbastanza è abbastanza importante, anche se insomma vinellini non ce ne sono come struttura nessuno, però sicuramente queste note dolci, questa sensazione un po' di oliva, ci sono alcune spie che magari ci possono far capire da che zona proviene. Sicuramente un vino insomma che ha un più lo lasciate nel bicchiere più si apre, più si distende, e in bocca insomma sicuramente meriterebbe non di essere servito all'antipasto, ma sicuramente con una carne, questo regge anche insomma una bella arista, un bel, insomma, anche sulla bistecca come struttura, come saporosità, insomma un signor sicuramente un signor genovese, è anche un'annata di quelle giuste in cui diciamo è abbastanza difficile sbagliarla. Un po' di legno, ma quello praticamente il legno lo fanno, praticamente tutti questi fanno un po' di affinamento in legno.